Ora, buonasera a tutti, ben trovati, ben arrivati. Il primo ringraziamento è sicuramente sempre per l'autorità comunale che è sensibile alle nostre necessità logistiche e quindi è anche più molto generosa a darci ospitalità in questa bella sala, quindi ringrazio anche l'assessore alla cultura che è qui presente per il sostegno che dà alle nostre iniziative. Beh, questa qui in tutti i modi la voglio considerare una serata particolare e estremamente significativa. Perché? Ma perché la nostra associazione non è certamente un ente universitario, è una piccola associazione, una piccolissima associazione. E pur non essendo un ente universitario, quest'anno può vantarsi di aver avuto per ben due volte un caposcuola universitario importante come il professor Giovanni Reale, quindi questo per noi è un piccolo vanto, concedetelo, a una piccola, cioè non siamo un'università dove possiamo chiamare i Nobel, però comunque quest'anno il professor Reale è venuto a Mindrisio per ben due volte. Voi sapete che il Giovanni Reale ha tenuto per decenni la cattedra di storia della filosofia antica all'Università Cattolica di Milano, dove a suo tempo si era laureato. Ebbene, ero presente alla Cattolica nell'Aula Magna il 4 ottobre di quest'anno, dove alla presenza dell'autore, cioè il Cardinale Ruini, si presentava il libro Intervista su Dio. Ed era presente anche il professor Reale. Io, quantunque avessi avuto un invito premuroso del gruppo RCS, era arrivato per tempo per occupare i primi posti. Bene, posso dire che l'intervento del professor Reale ci lasciò letteralmente senza fiato, tutti. Però al termine di questo intervento, fate conto che fossi un cronista, io mi sono reso conto di quello che non immaginavo, cioè tutto il corpo docente, tutti i colleghi, gli ex colleghi, gli allievi si sono letteralmente alzati in piedi ed è scrosciato un fragoroso applauso che non terminava. Cioè io ho calcolato più di 5 minuti, cioè dico, non è la scala, era l'aula magna dell'Università Cattolica al termine di un intervento del professor Reale su questo libro del Cardinale Ruini. Quindi diciamo che Reale ha saputo distribuire sapienza e scienza in questo posto importante come l'Università Cattolica, sapienza e scienza difficilmente dimenticabili. Allora noi ci consideriamo fortunati che il professor Reale abbia accettato l'invito questa sera a partecipare alla presentazione di questo libro, La condizione umana, con i testi scelti dal professor Carena, di Sant'Agostino e di Pascal. E allora voglio citare quello che ho letto con simpatia in una recente intervista sulla Domenica di Repubblica. C'era una bellissima intervista al professor Reale e in questa intervista accennava all'ultima fatica, ovvero questo libro Le Confessioni, Agostino, contesto latino a fronte, a cura di Giovanni Reale, uscito da poco, è in libreria da poco. E di quella piacevole intervista, che tra l'altro dona un ritratto un po' singolare del professor Reale, e direi che
ci dà delle luci un po' nuove, o forse comunque che nessuno può immaginare che vengano fuori dal professore cattedratico, dal professore che sa tante cose, eccetera, invece cose. E allora c'è una sintesi che è piacevole, perché l'intervistatore chiede, cioè fa una domanda circa, dice, ma lei cosa ne pensa della cucina? Il professore fa, dice, ma la cucina è un'arte, oggi purtroppo si mangia in maniera disastrosa, afferma il professore Ale. Dice, ma della cultura, dice, che cosa si pensa? Ah, dice, in maniera altrettanto disastrosa. Abbiamo un pensiero, dice il professor Reale, fast food, veloce e incoerente. Questa era l'ultima intervista del professore Reale su Repubblica. E adesso passo un attimo sul libro. La domanda che forse può essere posta al sottoscritto è: come mai un libro su Sant'Agostino e su Pascal? Beh, Sant'Agostino, il libro su Sant'Agostino mi ha ispirato proprio il professor Reale, perché ha compiuto un'opera imponente, maestosa, grandiosa, piena di pensiero, perché ha scritto quasi tre volte tanto sul Vangelo, sul commento di Agostino al Vangelo di Giovanni, quello del famoso incipit nel prologo, no? En arche, no logos, caio logos, en prosto zeon, eccetera, eccetera. In principio era il verbo era presso Dio, e Dio era il verbo. E questa è stata la mia ispirazione, dico, ma forse se scegliamo alcuni brani di Agostino e se mettiamo insieme quell'altra mente superba come risulta essere Pascal, può darsi che venga fuori un contenuto minimo, d'accordo, però un contenuto che può essere piacevole. Ed è così che è andata. Tra l'altro, diciamolo tra parentesi, mi pare che lo dicessi a qualcuno prima, è bene che si sappia che Agostino è il testo più letto dopo la Santa Bibbia, insomma non ci sono, cioè, e non c'entra nulla, qui sgombro il campo, cattolici, cristiani, credenti, atei, è il libro più letto dopo la Bibbia, dopo la Santa Bibbia c'è Agostino. Per questo libro ci siamo dedicati con tanto amore, con tanta ricercatezza, una ricercatezza anche formale, evidentemente, avendo avuto la fortuna dei contenuti e avendo avuto poi la fortuna di un'introduzione addirittura originale del professor Reale, quindi avevamo tutto, e quindi abbiamo cercato anche la parte estetica, e quindi ci siamo andati da fare a cercare le carte, le belle carte per stampare bene, e poi abbiamo cercato i caratteri più affascinanti, e poi abbiamo dato un'impostazione classica per non mancare di rispetto a Manuzio o a Bodoni, con tutto il rispetto, con tanta umiltà. Ah, già, questo non l'ho ancora visto. E certo, in tutto questo io sono stato da febbraio incoraggiato, sostenuto da amici affettuosi di quest'opera, cioè hanno insistito che io proseguissi, che andassi fino in fondo nella realizzazione di questo libro, che è stato complicato. Pensate che i correttori di bozze sono stati tre, perché comunque c'era il correttore di bozze della parte italiana, poi c'è stato la correttrice di bozze della parte latina, la professoressa Bonomelli, legata alla Biblioteca Ambrosiana. Per la parte latina ho dovuto ricorrere
al francese di mia moglie, che è stata insegnante, come qualcuno si ricorderà. E quindi coordinare tre collezioni di bozze, quindi ne abbiamo fatte di cotte e di crude. E abbiamo stampato questo libro alla fine, che mi sembra molto bello, mi sembra molto bello. E mi sembra che il colpo che è arrivato, io dico dal cielo nel senso lato, evidentemente, è stato poi che questo incisore Pietro Tarasco ha avuto voglia all'inizio dell'estate, all'improvviso, dopo tanti problemi anche dolorosi in famiglia, dice: Paolo, forse faccio qualcosa, mandami i testi. Io, ma guarda Pietro, posso prendere qualche foto, qualche riproduzione di Sant'Agostino, non ti affanno. Ah, mandami i testi, ma... E è uscito con questo acquarello che poi alla fine avrete come omaggio della vostra presenza, ma è che comunque l'acquarello è quello che avete di fronte a voi come invito. E credo che questa sia stata la grande benedizione di questo libro. Allora io vorrei terminare questo mio intervento, per poi lasciare la parola al professor Reale, leggendovi che cosa questo incisore, questo pittore, uno dei primi 10 al mondo, che sta su a Matera, tra i Sassi di Matera, e che si scusa oggi di non essere potuto venire, ma il tempo, cioè la neve, eccetera, non permetteva di essere così flessibile e poter arrivare, quindi però si è unito a noi, si unisce a noi Pietro. Però Pietro, quando ha ricevuto questi volumi, ha voluto scrivermi subito. Qualcuno forse sa già, ha conosciuto questo testo, perché mi ha emozionato e a qualche amico io l'ho voluto trasmettere immediatamente. E mi dice così: carissimo Paolo, ti ringrazio, oggi ho ricevuto i pacchi con i libri. Cosa posso dirti ora, Paolo? È meraviglioso. Può bastare? Non credo. Però non riesco a dirti altro, perché quando si ha tra le mani un libro così amorevole, così elegante, così luminoso, che brilla di luce propria, l'emozione è inenarrabile. Un libro che mi appaga, mi rasserena, mi dà gioia. È un libro gioiello che davanti ai miei occhi, e lo osservo gelosamente con il timore di poterlo rovinare, sporcare, sgualcire. Poi lo apro ed ecco tra le dita la morbidezza ed il profumo della carta fresca di taglio e di stampa. Sull'immagine non posso dire molto, sono contento, ma mi capita su tutti i lavori, riguardandoli dopo un po' di tempo mi suggeriscono sempre di migliorare qualche particolare, qualche luce, qualche ombra. La stampa dell'acquarello è bellissima. Sono molto contento, sia per il particolare in copertina che per l'immagine intera all'interno. Si ha la sensazione di non voler mai chiudere quel risvolto, ma poi ecco, di seguito, i sapienti e sublimi scritti dei due grandi uomini. Sono stati loro che mi hanno ispirato per poi immergermi in questa nuova ed impegnativa opera pittorica. Oggi Paolo ti ringrazio di cuore per avermi invitato a questa nuova avventura editoriale e con un tema così profondo e così intenso. Senza il tuo invito non avrei mai potuto immaginare di ideare un'opera così complessa e te ne sono grato. Ecco, questa è la testimonianza di questo eccezionale artista. Mi fa piacere che si sia trovato a suo agio a disegnare e a preparare qualcosa così di particolare per Sant'Agostino e per Pascal. E adesso, evidentemente ho già parlato troppo, passo la parola al professor Reale e lo ringrazio ancora per la sua presenza qui. Grazie. Le faccio
grazie e complimenti, perché è un lavoro che sembra uscito dal Rinascimento. Grazie, questo. E in antitesi con la decadenza dell'editoria di oggi, che potrebbe scomparire perché proibiranno i libri a scuola. Quindi, in America hanno già introdotto la regola che è proibito di entrare con penna e matita in classe, quindi figuriamoci dove possiamo andare. Allora, i due autori qui presentati sono due vette in senso assoluto. Stasera mi vorrei concentrare sul concetto più importante. Sono gli unici che ci aiutano a capire l'uomo. Che cos'è? Soprattutto oggi, che con l'evolversi delle scienze, dopo una serie imponente di contributi delle cosiddette scienze umane, l'uomo è sempre più misterioso, un mistero, direi ancora più che in passato. Per me il testo principale, più bello in assoluto, sull'uomo lo ha scritto proprio Pascal. Lo leggo. Guardate che è talmente veritativo che Garnolin, che è un credente, ha scritto un libro sull'uomo basandosi esattamente su questo pensiero eliminando il finale, che tuttavia è la chiave, e però riconoscendo che qui l'uomo è rispecchiato in maniera assolutamente perfetta. Allora, che cos'è l'uomo? È una chimera. Ma quale chimera è dunque l'uomo? È riportato anche nel libro, evidentemente, questo adesso. Quale novità, quale mostro, quale caos, quale soggetto di contraddizione, quale prodigio. Guardate l'antitesi, contraddizione, caos, prodigio. Giudica tutte le cose, attenti, sprovveduto, verme della terra, depositario del vero. Cloaca di incertezze e di errore, gloria. Rifiuto dell'universo e gloria. Ma chi sbroglierà questo garbuglio? Se tu ti affidi ai pirrodiani, gli scettici non occupano di nulla, e ai dogmatici nemmeno. Conosci dunque, o superbio, quale paradosso tu sei a te stesso. Umiliati, ragioni impotenti, taci. Imparate che l'uomo supera infinitamente l'uomo. Morelli si ferma qui, ma il pensiero finisce con un'altra frase. Apprendi dal tuo maestro la tua vera condizione che ignori. Ascolta Dio. Guardate che questo è un pensiero di una ricchezza, direi proprio assoluta, con una intuizione veramente del genio, ha descritto l'uomo. Può essere tutto e il contrario di tutto, anzi è tutto il suo contrario. E vi dirò che i greci, che hanno pagine bellissime sull'uomo, non sono arrivati a questo livello. Va riconosciuto che la scoperta più grande dei greci è quella della psiche. È la più bella e la più grande. E tutta la cultura che è venuta dopo gira attorno alla psiche. E il testo più bello, e non so per quale motivo, non citato, mal conosciuto, è nella grande apologia di Socrate. Sentite cosa dice. Io non cerco di fare nient'altro se non di cercare di persuadere voi, e giovani e vecchi, che non dei corpi dovete prendervi cura, né delle ricchezze, né di alcun'altra cosa prima e con maggior impegno che dell'anima, in modo che diventi buona il più possibile. Guarda che è un testo. Sostenendo che la virtù non nasce dalle ricchezze, ma che dalla virtù stessa nascono le ricchezze e tutti gli altri beni per gli uomini, sia in privato che in pubblico.
da cattivo è vero, ho voluto leggere questo testo a un gruppo di ragazzi che sapevano credenti e tutti hanno detto un testo cristiano. Dico no, è di Socrate, ma lei l'avrà artefatto, no? È come il testo greco. Una definizione stupenda, ma attenti bene, dice cosa meravigliosa. Ma i greci ritenevano che non fosse l'uomo la cosa più importante, la più importante era il cosmo. E quindi era un pensiero che si chiama cosmocentrico. E invece il pensiero cristiano rovescia, è un capovolgimento. No, è l'uomo superiore al cosmo e quindi antropocentrico. Vi leggo qualche frase, a cominciare da un paio di Platone, che sono quasi sconosciute perché sono contenute nelle leggi ultimo sua opera. Ciascuno di noi essere vivente è come un mirabile burattino costruito dagli dei, attenti, non si sa se per gioco o per qualche altro motivo. E lo ripete poi un'altra volta, l'uomo, lo ribadiamo, è una specie di giocattolo costruito da Dio, però attenti, il cui valore sta solo in questa origine, cioè che è stato fatto da Dio. Ma proprio Platone in una frase dice la differenza che c'è fra il pensiero greco e quello cristiano. L'universo non esiste per te, ma tu per l'universo. E lo stesso pensiero hanno ripetuto tutti i filosofi greci. Aristotele, le cose più divine dell'uomo sono gli astri, le stelle. L'ha ripetuto poi anche Plotino e così via. Ma i greci non riuscivano poi a capire il pensiero cristiano di ultimi greci, Plotino, figlio di Dio. Ma che cosa dite, scene degli sciagurati? Ma potete dire che Tersite, il mostro, sia figlio di Dio, o un barbaro o uno schiavo? Questa è una bestemmia per il greco. Ma questo ti dice la rivoluzione. Allora, da che cosa nasce l'antropocentrismo? Qui uno può credere o non credere, ma la cultura lo costringe a dire oggettivamente così. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina lo creò. Non solo, ma addirittura in il Salmo VIII dice: Dio, gli hai dato all'uomo il potere sulle opere delle tue mani. Tutto è posto ai suoi piedi, cioè il cosmo intero è ai piedi dell'uomo. E il passo ulteriore è Cristo. Una volta che il Logos divino si fa carne e prende il corpo umano, lo sacralizza in senso assoluto. Ma il punto è questo, in senso assoluto ogni uomo, dal più piccolo al più misero, al più grande. Kierkegaard dice, Cristo non trovò mai un tetto tanto misero che gli impedisse di entrarvi con gioia, mai un uomo tanto insignificante di non voler collocare la sua dimora nel suo cuore. È un passo stupendo. Nel commento al Vangelo di Giovanni poi c'è la teorizzazione perché, ti spiego, l'uomo è superiore al cosmo. Ma le stelle non sono così meravigliose, ma sono corpi fisici e con la tua anima, tu, col tuo pensiero, puoi compiere il giro intorno alla Terra del Sole molto più velocemente che il Sole stesso. E con la tua mente quindi tu superi tutto. Non fermarti alla tua mente, trascendi poi anche la tua mente. Agostino ribadisce con un pensiero che è il più rivoluzionario che si possa immaginare. Dio si è fatto uomo. Allora che cosa diventerà l'uomo se per lui Dio si è fatto un uomo? Gomez Davila, in un bel motto, dice ciò che non è persona in fondo non è niente. Ma ecco qui il punto, guardate che da una statistica che ho fatto leggendo i giornali,
ho scoperto che il concetto di persona è completamente, quasi completamente perduto. Quasi nessuno sa cosa vuol dire con esattezza. Ho fatto delle ricerche sui giovani, meno che mai. Oggi si è perduto il concetto di persona, perché è un concetto che è stato sostituito da quello dell'individuo. Ma allora vogliamo vedere che cosa vuol dire persona. Allora è qui il punto profondamente cristiano. L'io, ciascun io, è un io solo se ha un rapporto con un tu. Minuscolo, attenti, e maiuscolo. Il rapporto col tu è orizzontale con un altro uomo e diventa veramente fondato se questo rapporto diciamo triangolarmente è un rapporto col tu maiuscolo. E cioè, vi leggo la frase di Kierkegaard Capire: ogni amore verace consiste nell'amarsi l'un l'altro in un terzo. Il terzo è Dio. Allora direi che vi dico un altro concetto che trovate: perché, in che senso Dio ha fatto l'uomo simile a lui? Tutti vi dicono per l'intelligenza, è vero, ma non basta. È molto più profondo il concetto. Il Dio cristiano non è una unità in senso monotico, ma è una trinità, è un rapporto di persona. Tu sei persona se imiti il rapporto persona. C'è un altro che è un concetto talmente profondo e vero che il male più grande di oggi, che esamina i problemi a fondo, è questo: gli uomini non sanno più avere veri rapporti con gli altri. Guarda che questo, veri e profondi rapporti con gli altri. Ricordo sempre un fatto, credo che sia poco fruttuoso ma significativo, che qualche ditta americana a un certo punto, per un giorno alla settimana, ti proibisco di comunicare con l'email all'interno. Tu devi parlare di persona con l'altro per evitare lo scollamento. Ma andiamo avanti. Il pensiero cristiano ha scoperto il concetto di amore, che è il più grande. Vi dico che io ho capito molto bene il pensiero cristiano nella sua profondità e bellezza, perché ho studiato a fondo il pensiero dell'amore dei greci. Ho dedicato molta fatica e molti anni ai due capolavori di Platone, il Fedro e il Simposio, che parlano appunto dell'amore, e vi dico che effettivamente le pagine sull'amore sono straordinarie, ma il pensiero cristiano le capovolge. Che cosa diceva Platone? Diceva che l'amore eros è acquisitivo, è un cercare di avere sempre di più, e che il tuo amore è tanto più grande quanto più grande è la cosa che tu ami. Guarda, diventa così, credo che dal punto di vista della ragione umana il logos non si possa dire di più. E cioè, con l'amore tu metti le ali e voli sempre più in alto, e il tuo amore è più vero e più grande quanto l'oggetto che tu ami è più grande. Ma il pensiero cristiano capovolge esattamente questo. Guardate che l'ho capito bene proprio perché ho capito bene questo. Primo, il concetto di amore non è acquisitivo, non è un prendere ma un dare. L'amore è donativo. Secondo, e questa è la filosofia più straordinaria, l'amore è tanto più grande quando l'oggetto amato è più piccolo. Kierkegaard, un grande filosofo dell'Ottocento, è cristiano, che su questo punto ha espresso il pensiero più completo. Sentite, il sillogismo è questo: l'amore, cioè il vero amore, non l'amore proprio che ama soltanto ciò che è egregio, eccellente, quindi in fondo ama solo se stesso, sta in rapporto inverso rispetto alla grandezza e all'eccellenza dell'oggetto. Se quindi io sono proprio nulla, se nella mia miseria io mi sento il più miserabile di tutti i miserabili, allora è certo che Dio mi ama.
Cristo dice neppure un passaro cade in terra. Oh, io faccio un'offerta più buona ancora davanti a Dio e mi sento meno ancora di un passaro. Tanto è più certo allora che Dio mi ama. E ricordo che all'epoca sua lo zar era la persona più clamorosa, più grande, umanamente il massimo. E qui dice, sì, lo zar deve essere, ma di lui Dio può anche disinteressarsi, perché è grande. Dio ha tante altre cose da ascoltare, e lo zar delle Russie è una cosa molto grande, ma un passero, no. Perché Dio è amore e l'amore si rapporta inversamente alla grandezza dell'oggetto. Quando tu ti sentirai abbandonato nel mondo, sofferente, quando nessuno si prende cura di te, concludi, ecco che Dio non si cura di me, vergognati. Stolto e calunniatore che sei, tu parli così di Dio, no. Proprio chi è più abbandonato sulla terra, egli è il più amato da Dio. Ricordo che ho fatto una serie di lezioni su questi temi all'università e c'erano ragazzi intelligenti, incantati. Uno alza la mano e mi dice, senta, sono cose così meravigliose, ma non vede. Lei dovrebbe citarmi un solo caso in cui si applica oggi questo e allora magari ci potrei credere. Un caso solo, non gliene chiedo due, tre, quattro, perché è un mito. Io mi sono fermato, sì, glielo cito. Non ho mai sentito parlare di Madre Teresa di Calcutta, come noto. Raccoglieva con quel lavoro donativo le persone ormai ridotte a ruderi che al suo tempo, quando erano alla fine della vita in certe famiglie, le buttavano in spazzatura non ancora morti. Guardate come dire, o dei bimbi appena nati che venivano abbandonati, dei bambini che raccoglievano, abbandonati, li ha rimessi proprio in fiore e sono stati poi adottati. E di una di quelle raccolte nella spazzatura, proprio così, narra una risposta, grazie, perché lei mi aiuta a morire nel modo più umano e bello. Guardate. Bene. Ma questo de facto, De Jure ha scritto una specie di preghiera. Mi ha colpito, scusate, ma vedi che lo posso dire, perché quando il grande direttore d'orchestra Riccardo Guti ha litigato con la Scala, praticamente l'hanno cacciato gli orchestrati. Di fatto è così. Ho avuto un rapporto con lui molto bello, ho scritto anche un libro su di lui. Io ho letto un pezzo di questo che adesso vi leggo, lo ha voluto tutto, me lo dia tutto. L'uomo è irragionevole, illogico, egocentrico, non importa, amalo. Se fai il bene dirai che lo fai per secondi fini egoistici, non importa, fai il bene. Se realizzi i tuoi obiettivi incontrerai chi ti ostacola, non importa, realizzali. Il bene che fai, forse domani verrà dimenticato. Non importa, fai il bene. L'onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile. Non importa, sii onesto. Quello che hai costruito può essere distrutto. Non importa, costruisci. La gente che hai aiutato, forse, non te ne sarà grata. Non importa, aiutala. Dà al mondo il meglio di te, e forse sarei preso a pedate, e non importa, tu dai il bene di te. È proprio la frase che ho letto a Muti, con quale ho rimesso la Scala a un livello eccezionale, ha voluto tutto per meritare. Allora vi dicevo, che cosa si è perduto? Si è perduto questo concetto di persona, quello del dare. E che l'amore più grande, ecco, il look di oggi, apparire, quello che eccetera. Ma ecco, l'individualismo, secondo l'individualismo, il vivere con gli altri, attenti cosa dicono alcuni, è una necessità. Non si può scappare, però con gli altri, ecco. Tale concezione dell'uomo consiste in una visione apersonalistica e antipersonalistica. I mezzi e le tecniche che producono il benessere, più che uni gli uomini, li separano.
Il grande Gadamer diceva che quando un uomo lo raggiunge toccando un bottone, schiacciando un tasto, si allontana enormemente da te. Qualche anno fa avevo letto che in Francia hanno trovato, dopo un anno, un uomo morto in casa e nessuno lo sapeva assolutamente. Perché? Perché tutte le bollette arrivavano e erano automaticamente pagate in banca e non aveva rapporti, e nella buca delle lettere hanno trovato solo lettere di, come si chiama, pubblicità, eccetera. Un anno, io dicevo, oh, beh, insomma, da noi non capita. Ho letto invece che anche da noi è capitato, 6 mesi vicino a Milano e in Sardegna. Vicino a Milano non pagava l'affitto, allora la polizia ha bussato, è entrata ed era morto. Ecco, l'isolamento totale, quindi la società strutturata com'è, perde proprio quel rapporto umano che è il più difficile, perché guardate che molti adesso con l'email instaurano rapporti con altri, quando si incontrano, disastro. Incontrandosi, le cose meravigliose che virtualmente emergevano scompaiono. Morin, non credente, però dice cose sagge e quindi io lo amo molto, dice che l'umanesimo rompe con il cristianesimo, che in quanto religione dell'uomo non può fondarsi solo sull'uomo. Laico, eh? L'assoluta laicizzazione pone in maniera incosciente la assoluta divinizzazione dell'oggetto laicizzato. Allora, i motivi che hanno prodotto lo sbarrimento del concetto di persona sono questi. L'uomo è, come ormai non pochi riconoscono, sulla base della scienza e della tecnica portata alle loro conseguenze estreme, è diventato capace di costruire e dominare le cose in maniera straordinaria. Per converso, non solo non ha saputo in parallelo crescere in proporzione e quindi dominare se stesso come domina le cose, ma in larga misura ha dimenticato se stesso e rischia di diventare vittima delle cose che produce. Le stesse cosiddette scienze umane trattano l'uomo come una cosa, in modo empirico, con il conseguente smarrimento del senso della persona. Ed ecco come appare l'immagine di cui la cultura scientifico-tecnologica ci ha portati. L'ho già detto l'altra volta, ma lo devo ripetere, perché non è noto, ma è gravissimo. È stato sollevato il problema da varie parti se il cadavere dell'uomo, per ragioni funzionali più adeguate dal punto di vista della tecnica e alle necessità di oggi, non debba essere eliminato in modo razionale, con una cremazione e con un uso di quegli organi ancora buoni, riciclandoli. Va bene? E da noi questo non è ancora emerso, in Francia e in America sì. Allora, così come lì si stanno via via sostituendo inceneritori e raccolte differenziate, qualcosa di analogo si dice si deve fare con i morti, anche perché dicono, diventando sempre più single l'uomo, quando muore nessuno più ha interesse per lui. Ecco. E dunque, io ho detto ad un prete da noi no, lui dice, sa, io una volta mi è capitato, al funerale c'era una sola persona. E dico, ma una c'era, sufficiente. E in America pare che capito anche il caso, nessuno. Quindi capite che razza di problema. Galimberti, che non è credente, ma molto saggio, anche perché Galimberti, me lo ricordo molto bene, perché è stato il primo
che si è laureato mentre io ero di qui, dalla parte dei giudici, quindi me lo ricordo che questo Brenda aveva fatto. Scrive: spogliato dei suoi valori religiosi, metafisici e simbolici, non ospitati dallo scenario tecnologico, la morte oggi giunge con un tratto disadorno, nudo, privo di significato, quasi uno scarto di produzione della vita, un residuo inutile. L'assoluto sonire in un mondo frenetico affaccendato, non per raggiungere una vera o presunta finalità come era nello sguardo religioso o umanistico, ma con nessun altro scopo se non quello di esorcizzare la morte, separandola, nascondendola nel reposito del rifiuto e con lo scarico dell'oblio. Devo però dire che c'è ancora qualche uomo molto saggio che, anche se non credente, ma con la saggezza. E dico un caso particolare perché l'altro ieri ero con il grande Umberto Veronesi, con cui scriviamo un libro insieme, un credente e un non credente, e devo dire che con la sua esperienza, beh, ha 7 figli e 15 nipoti, quindi voi capite la dinamica, e col suo ospedale che ha costruito, e giustamente diceva che l'uomo va rispettato, e guai a chi decide come e dove e quando deve morire. Lui deve decidere che la vita è tua, è sacra. Quindi succede che questo punto, ecco, lo pubblicheremo la gioventù, mi ha consegnato tutto, le domande e le risposte. La sacralità dell'uomo e del suo corpo in questo modo cade in obbligo. Morelli, in maniera icastica, scrive: è proprio in quanto la ragione si crede pura verità che finisce con l'autodeificarsi, ed è proprio autodeificandosi che la ragione diventa folle. Allora, per avviare il nostro discorso verso la conclusione, dirò, e lo faccio da grande amante dell'arte anche, in senso di tragedia e poi di commedia, va bene? Così combiniamo, ma nella profonda convinzione greca che la verità la puoi dire con la tragedia e con la commedia, in tutti e due i modi, in maniera diversa, ma l'oggetto è quello. Nel 1944 è stato presentato a Parigi il secondo dramma di Jean-Paul Sartre, Porta chiusa. Il personaggio Garcel è condannato all'inferno per la sua cattiva vita e come punizione a questa vivere insieme a Estella e Ines, e a un certo punto chiede che gli vengano aperte le porte e di venire sottoposto a qualsiasi tortura pur di non essere costretto a convivere con quelle due donne, perché, parole sue, tortura di cervello, larva di sofferenza che ti striscia, ti rasenta e non ti fai male, mai male abbastanza. E alla fine dice questa frase che è terribile, ma che purtroppo, se alcuni non la dicono, tuttavia non la pensano così, ma di fatto è così. È questo l'inferno? No, non avrei mai creduto. Vi ricordate il solfo, il rombo, la granicola? Buffonate! Nessun bisogno di granicola, l'inferno sono gli altri. Beh, voi capite che qui c'è il dramma di oggi, detto in maniera poetica, se volete, ma è sempre così che deve essere messo in evidenza, ingrandita. Già molti anni prima Nietzsche, aveva scritto questo, che l'uomo è una delle bestie più raffinate da preda, è la migliore belva feroce, è il più crudele degli animali, addirittura una malattia della terra. Michel Foucault, guardate che ha detto un'altra cosa molto, molto, molto importante e profondissima. Guardate che i filosofi, quando sono grandi, dicono verità. Scrivono troppo e quindi poi è difficile trovarlo per molti, ma comunque così. Foucault dice, riferendosi a Dio, la famosa "abbiamo ucciso Dio, la morte di Dio". Lui dice: no,
sai cosa dice? Dice, annuncia la fine di chi ha ucciso Dio, la morte dell'uomo. Zygmunt Bauman, anche questo non è un credente ma è un grande saggio, è partito dalla psicanalisi e da Marx, ma ha trovato cose molto belle. Dice, quando l'amore non è qualcosa che si costruisce in uno sforzo prolungato e con sacrifici, ma è qualcosa di così temporaneo, momentaneo, non c'è motivo di sforzarsi a salvarsi il rapporto, e quindi il rapporto con l'altro nel matrimonio è per questo motivo. Anche un piccolo ostacolo può causare un tracollo, e il rapporto con l'altro oggi è la cosa più difficile. E dice, molti si radunano insieme per superare la solitudine, ma sentite il suo giudizio, con una solitudine corroborata e ribadita, tornano a casa. Cioè non è quelle società a mettersi insieme così che aiuta. E allora vediamo questa tragedia in chiave di commedia, e con cui concludiamo. Platone, nel bellissimo Simposio, ha spiegato questo, che all'origine gli uomini erano una forma di palla, e quindi tutti insieme uomo-donna, una cosa sola, ed era quindi doppie mani, doppie gambe, eccetera, avevano tutto, perché, e hanno tentato di assalire gli dèi, perché siamo onnipotenti. E allora Zeus fa un consiglio e decide, qui bisogna non distruggerli, poi che ci fa ancora onore, li taglierò in due. Tagliati in due, poi morivano, e allora ci ho pensato, bene, facciamo in modo che la metà cerchi la propria metà. E quindi è nato il famoso concetto di amore, la ricerca della propria metà. Quando ero giovane si chiamava ancora così, il marito e la moglie, la mia dolce metà. Ed è molto bello. Però attenti, che cosa dice? C'è pericolo che se non saranno rispettosi verso gli dèi, noi li taglieremo ancora una volta in due. E questa volta gli uomini, tagliati in due, saranno costretti a camminare su una sola gamba. E questo è il dramma del singolo che comprende soltanto. Prima l'uomo cercava l'altro come dolce metà, adesso molti dicono basta con la dolce metà, e allora sono ancora tagliati in due, in modo veramente. Ma per tornare, allora dicevo, queste sono cose molto belle, ma allora ha ragione o non ha ragione Pascal nel suo bellissimo e profondissimo pensiero, che troverete quelli nel libro, e cioè l'uomo è una chimera, non puoi dire solo il male dell'uomo, perché altrettanto ha il bene, è paradosso a se stesso. Terzo, non si può capire fino in fondo se non ascolta la parola del maestro, ascolta Dio e capirai chi sei. Manca una persona, sapete chi manca? Armando Toro, perché ce l'ha data buca, è a Roma, si scusa, pensavo di arrivare in tempo, quantomeno in questo momento sarebbe stato molto utile, perché avrebbe saputo lui, anche lui, il filosofo, dare un sunto di quello che così benevolmente ci ha distribuito il professor Reale. Sicuramente si è rimasti incantati di tutto quello che ci ha detto, e le siamo grati per essere stato di nuovo con noi in una serata, ripeto, importante, perché questo libro è anche un libro voluto con un suo intervento importante,
che speriamo poi sarà ripreso anche in pubblico prossimamente da, da qualche quotidiano. E quindi noi ringraziamo per la sua presenza, ringraziamo quindi il professore, ringraziamo tutta l'organizzazione, a tutti voi carissimi amici che ci avete seguito per quest'anno, non ce ne saranno più per quest'anno gli interventi, quindi ci troveremo nel 2013, avremo da delle cose molto interessanti, riceverete l'invito durante il mese di gennaio per un incontro con il rabbino capo di Milano che verrà qui, quindi parleremo vicino ai momenti dei giorni della memoria, poi vi informeremo dell'iniziativa sull'ottavo anniversario di Mario Luzi che celebreremo in Italia, però vi racconteremo tutto. E uscendo troverete l'acquerello di Pietro Tarasco, che è un pensiero della nostra associazione, come augurio anche natalizio, quindi potrete ritirare non il libro evidentemente, ma l'acquerello è lì pronto a vostra disposizione come ricordo anche di questa serata con il nostro carissimo professore Reale. Grazie a tutti e auguri comunque di buone feste.